Samo, ospite questa sera della nostra redazione, l'ex bandiera dell'Inter e commentatore Sky, Giuseppe Bergomi. Benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, De Boer dopo la vittoria sul Torino sembra essere di nuovo fermo nella sua posizione. Lei crede che l'Inter comunque non cambierà? Ma difficile dirlo, ti dico la verità. In questo momento, dopo la buona prestazione con il Torino, è giusto dare un'altra chance a De Boer a questa partita importante contro la Sampdoria, poi avrà il Southampton. Insomma, sono tante partite impegnative. Però io penso che a questo punto lo lascerei lavorare, senza porgli un ultimatum su ogni partita. Però penso che in passato forse la società aveva pensato qualcos'altro. Certo, lei è d'accordo con Mancini sul fatto che gestire una società dall'estero è molto difficile? Ma ci dobbiamo abituare, penso che la nuova frontiera, questi nuovi padroni, questi nuovi ricchi, insomma, che sono entrati prima nel calcio, diciamo così, inglese, poi abbiamo avuto gli americani a Roma, adesso abbiamo i cinesi a Milano, su tutte e due le sponde. Penso che se una società è matura, se una società sceglie dei buoni dirigenti, allora a quel punto si può fare tutto anche rimanendo così lontani. Lei mercoledì era a San Siro, che impressione le ha fatto il Torino? Torino non mi è piaciuto, sono d'accordo col suo allenatore. La squadra un po' troppo arrendevole, ha concesso tantissime occasioni all'Inter, non il solito toro arrembante, grintoso, determinato, qualitativo. Difatti ha fatto una brutta partita, stava quasi per pareggiarla, ma non avrebbe meritato. Ovviamente l'Inter ha meritato di vincere la gara. Visto gli episodi in campo, l'amo Viola sarebbe stata utile in questa partita? Ma sì, ci sono stati degli episodi strani. Nel senso che sì, il Torino poteva reclamare un calcio di rigore, lo poteva reclamare anche l'Inter in un paio di occasioni, però niente di clamoroso secondo me. Però certo, con la Moviola, adesso con la VAR, si potrebbero risolvere determinate cose, no? Come era successo la domenica prima tra Milan e Juventus. Domani si giocherà Napoli-Juventus, secondo lei il Napoli avrà la possibilità di fare punti a Torino? Ma la squadra gioca bene, gioca un ottimo calcio. Certo, gli mancano i centravanti perché gli manca Milik, gli manca Gabbiadini, però penso che l'organizzazione, la capacità di leggere le partite, la voglia di fare una buona partita, le motivazioni sono altissime, quindi c'è anche la possibilità. Io penso che il Napoli gioca un calcio più collettivo, mentre la Juventus è un po' più individualista, che può risolvere la partita anche con la giocata di un singolo. Il Napoli questa forza non ce l'ha, però io penso che potremo vedere una bella gara. Una curiosità, come mai la chiamano zio? Ma zio perché quando avevo 16 anni avevo già i baffi, allora Giampiero Marini mi dice: allora, ma quanti anni hai? 16, mi sembri mio zio, e da lì è rimasto zio. Beh, in effetti guardando le foto dell'epoca sembra più giovane oggi che all'epoca con quei baffi, effettivamente. Lei... È vero. Volevo una curiosità, lei ha vinto un mondiale nell'82 e uno, diciamo, da commentatore. Che cosa ha provato in queste due esperienze? Vabbè, è chiaro che da calciatore è stato il massimo traguardo di una carriera sportiva. L'ho raggiunto molto presto, devo dire grazie a Berzotti e a tutti i miei compagni. Da commentatore sicuramente è stata una bella esperienza anche questa, però quello che dico sempre è che vivere sul campo, sull'erba verde, ti dà un'altra soddisfazione. Però questa professionalmente, insieme a Fabio Caressa, abbiamo dato il là a un bel percorso fatto insieme, dove abbiamo accompagnato l'Italia ad una grande vittoria. Ultima domanda, secondo lei Moratti tornerà nel calcio? Questa non glielo so dire, dico la verità, perché abbiamo parlato prima, questo è un calcio che ormai deve avere una grande disponibilità economica se vuoi rimanere tra le grandi d'Europa, e quindi in questo momento non so dire se Moratti avrà la forza sia economica che anche fisica, di voglia per tornare a investire nel calcio, questo non lo so. Va bene, signor Bene, noi la ringraziamo per la sua gentile disponibilità e le auguriamo buon lavoro. Grazie, arrivederci.